Nel 2021 il Comites Perù e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, MAECI, con il sostegno dell'Associazione Lucani in Perù e del quotidiano digitale Messaggero Italo-Peruviano, hanno deciso di realizzare un progetto ambizioso: la digitalizzazione di oltre 290 riviste della comunità italiana che vanno dagli anni 60 agli anni 90, per preservare e far conoscere al pubblico le informazioni contenute in tale pubblicazione, le cui pagine raccontavano le attività e i personaggi della comunità italiana in Perù del secolo scorso. Dopo un duro e minuzioso processo abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Presentiamo emerotecaip.com, l'emeroteca italiana in Perù. Emerotecaip.com è un'emeroteca virtuale contenente 296 pubblicazioni in formato PDF interattivo. Ogni pubblicazione virtuale ha diversi strumenti per una facile visualizzazione e lettura. Ora conosciamo in dettaglio come è stato sviluppato emerotecaip.com. Per prima cosa si scansiona, pagina per pagina, dalla copertina alla copertina posteriore, tutte le 296 riviste attualmente presenti nel Club Circolo Sportivo Italiano. Dopo la scansione del materiale stampato, viene generato un PDF per ogni rivista digitalizzata. Infine, i file PDF vengono caricati sul web. Avete raggiunto gli obiettivi che avevate in mente? Su emerotecaip.com troverete informazione valiosa, come per esempio la fondazione della Camera di Commercio Italiana o la costruzione della casa di riposo Gio Bata Isola di Barranco e altre ancora. Adesso lo sapete, se volete fare un viaggio nella storia della comunità italiana in Perù dovete visitare il sito www.emerotecaip.com. L'emeroteca italiana in Perù.